Maglie sold out in pochissimi minuti, scattano le ore 19:26, orario non casuale, e in tempo da record le nuove maglie del Napoli, home ed away, non sono più disponibili su eBay e sul sito della società nella prima giornata di vendita. Tanto entusiasmo tra i tifosi che hanno voluto subito acquistare la maglia con il tricolore, una tra le più belle, se non la più bella in assoluto, esteticamente, al di là del valore simbolico. Un grande successo di pubblico, come confermano alcuni supporters azzurri. Molto bella, mi ha ricordato molto i colori della maglia quella quando venne Maradona, Cirio. Molto bello il colore, bellissima, pure quella bianca col Vesuvio. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Tutte e due, devo dire la verità, più la seconda. Anzi, da quello che percepisco anche la terza, che è ufficiosa e non ufficiale. Però pure la prima sembra abbastanza bella. Cioè, obiettivamente mi è piaciuta più la seconda con questo inserto del Vesuvio, esatto. Però pure la prima, perché tradizione e storia con questo scudetto con la maglia azzurra. Bellissima maglia, sia la prima che la seconda. Ottima scelta e mi è piaciuta. Ma la presentazione delle maglie per la stagione 2023-2024 è stata occasione anche per una piccola polemica con il presidente Aurelio De Laurentiis, che, sollecitato dai giornalisti, ha dichiarato sull'addio del DS Giuntoli, che si è poi professato simpatizzante della Juventus. A saperlo, me ne liberavo prima. I tifosi la pensano così. Come Wayne e tutti gli altri, come Ferrara e Cannavaro. Sì, sono traditori, sportivamente sono traditori. Chi va alla Juve è un traditore a prescindere. Si doveva cambiare, sennò che fa? Un sindaco napoletano tifoso della Juve, alla fine del buio. Tu l'hai stricito la Giuntoli, a dire compa, ma quando era spadore segnava 1-0 a Torino, come ti sei sentito? Ma stiamo morendo con la panchina.